Grazie Presidente, ringrazio tutti gli intervenuti per i loro contributi su questo tema che assolutamente vanno intesi sempre e comunque come collaborativi. Non credo che possa esistere un colore politico sul tema di cui stiamo trattando oggi. Però volevo fare delle precisazioni perché è importante, parlare di risorse è assolutamente importante, perché senza le risorse non andiamo da nessuna parte. Però vedete, oggi quello che più è richiesto ed è la cosa più complessa è il cambio di mentalità, il cambio culturale che non può avvenire nella singola persona ma deve avvenire nella società, e questa roba non succede dall'oggi al domani. Sono 30 anni che parliamo di inclusione sociale e se ne stiamo parlando ancora qui oggi è segno che c'è qualcosa che vada scardinata e ancora non si è fatto. Allora vedete, quando leggo, qualcuno parlava dei post su Facebook che c'è la spiaggia per disabili a Varcaturo in provincia di Napoli, ragazzi non abbiamo capito ancora niente, non si può parlare di centro estivi per disabili, di spiagge per disabili, di corsi di nuoto per disabili, ma non abbiamo capito ancora niente allora. Parliamo di inclusione sociale. Inclusione sociale vuol dire che la società, la città, come diceva il consigliere Figliomeni, accoglie tutti, indipendentemente se sei bruno, se sei biondo, se sei alto, se hai problemi di capacità motoria, se hai problemi di capacità relazionale, accogli tutti. Grazie, no, scusatemi. Vedete, quando ci siamo insediati, riflessioni che abbiamo fatto insieme con gli altri consiglieri, con l'assessore Baldassarre, abbiamo trovato una città nella quale i servizi per i disabili, per le persone con disabilità, erano collocati a parte nel Dipartimento Politiche Sociali. Cioè, capite? Questo è il segno delle cose, che le cose non possono andare così. Lo sforzo che stiamo facendo è quello di far capire all'amministrazione, che deve essere il volano di questo passaggio culturale, che le persone con disabilità, le persone con ridotta autosufficienza, quindi anche le persone anziane, sono persone come le altre. Chi si occupa di mobilità, si occupa di mobilità per tutti. È sulla base di questo principio che abbiamo rinnovato il servizio di trasporto per le persone con disabilità, allocando il servizio nelle responsabilità, nei perimetri del Dipartimento Mobilità. Stessa cosa abbiamo fatto per il servizio EPA, per il servizio all'istruzione che garantisce il diritto all'istruzione degli alunni con disabilità. Abbiamo riportato un servizio che non era né carne né pesce perché era tra il Dipartimento Politiche Sociali ma a volte era dal Dipartimento delle Politiche Educative. Signori, è diritto all'istruzione, è Dipartimento alle politiche educative, è così che dobbiamo cominciare a ragionare. Se non cominciamo a ragionare così, se non lo fa per prima l'amministrazione, è difficile che ci venga dietro la società civile. È difficile, direi impossibile. E allora ancora una volta torno a dire che queste linee guida su cui abbiamo raggiunto, devo dire, una versione finale assolutamente importante per la portata che ha, non perché, ripeto, come diceva il consigliere Figliomeni, non abbiamo reinventato la ruota, ma stiamo rimettendo al centro la persona, stiamo rimettendo al centro dell'azione amministrativa il progetto individuale, quindi non ci sono risposte standard per la persona con autismo, per la persona con ridotta capacità motoria, ma anche all'interno delle stesse, chiamiamole categorie, scusatemi, qualcuno mi piglierà a sassate, però all'interno ci sono mondi, universi, ogni persona, così come è normale che sia, è diversa dall'una all'altra. E allora era importante, 3 anni forse sono tanti, ma io ritengo che se si parte col piede giusto, quindi inseguiamo i principi, siamo tutti d'accordo sui principi da seguire, allora il percorso secondo me è un percorso in discesa. Sicuramente faticoso, Presidente Giallorini, come diceva lei, sarà un percorso faticoso
che sicuramente non nasce e muore da qui a un anno, a due anni, ma sarà un percorso in evoluzione, perché è in evoluzione la nostra società, ce lo dicono i dati sulle disabilità, ce lo dice l'anagrafe che ci ricorda che siamo una società vecchia, sta invecchiando. E allora questa riforma non poteva non passare da stabilire dei principi sui quali imperniare un percorso partecipato. Abbiamo messo nella delibera 6 mesi come obiettivo, ma è chiaro, 6 mesi sono un indirizzo, potrebbero essere 4 se siamo bravi, potrebbero essere 8 se è necessario parlarne di più, perché è probabile che sarà necessario parlarne più a lungo, confrontarci. Però l'obiettivo è di fare, come diceva lei, Presidente Gialloretti, le cose condivise, ma non semplicemente per un ideale politico, perché solo in questo modo possiamo fare delle cose che sono realmente utili a chi vive in questa città. Grazie.